Adesso passerò alla descrizione di alcuni sentieri che ho selezionato tra i vari percorsi che sono rimasti all'interno della Valle dell'Albano, che venivano utilizzati anticamente per il trasporto del materiale tra i diversi punti di lavorazione, dalle miniere alle fornaci, alle fucine. C'è da dire, per esempio, una cosa interessante è che a quei tempi, non avendo mezzi di trasporto come noi ce li possiamo immaginare, macchine, camion, treni, tutto il trasporto doveva essere effettuato a mano, cioè a piedi, per cui richiedeva un'enorme quantità di manodopera. Allora, le miniere di ferro a Dongo si trovano nel versante meridionale della Valle dell'Albano, lì dove ho indicato con il simbolo del ferrometallo. I sentieri in questa zona, nella prima parte della valle e qua sulla parte più occidentale del Monte Pozzuolo. Questi sono i tre sentieri che io ho individuato e portano a visitare appunto le miniere. Il primo sentiero, questo, quello segnato in verde, permette di visitare la miniera principale di Dongo, quella che si trova sopra Barbignano. Poi ho fatto proseguire il sentiero sino alle cave di marmo di Musso perché ho trovato che fossero comunque degne di una visita. Insieme all'ingresso della miniera di Barbignano si trova anche un forno, come purtroppo il forno era difficilmente fotografabile perché era invaso dalla vegetazione, per cui io ho tracciato un piccolo schizzo che più o meno lo riproduce. In questo forno appunto avveniva l'arrostimento del minerale. L'ingresso della miniera è stato fatto saltare proprio, immagino, per motivi di sicurezza. Proseguendo su questo sentiero si può svoltare a destra salendo un pochino, andando verso la cima del monte e incontriamo un'altra miniera che si trova leggermente sopra. Questa miniera è piccolina, ha una profondità di una quindicina di metri, però non è molto sicura per quanto riguarda entrarci perché, come dicevo prima, queste miniere sono impostate lungo piani di discontinuità e nonostante le mineralizzazioni ferrifere abbiano cementato queste brecce, questi rimangono sempre dei punti in cui la roccia è particolarmente friabile e permeabile, diciamo, per cui è abbastanza discontinua. Queste sono alcune fotografie delle cave di marmo di Musso. E questo è il secondo sentiero che io ho proposto. Il secondo sentiero si sviluppa all'interno della Valle dell'Albano e permette di visitare le miniere di Tegano e della Ferrera più precisamente. Si sale appunto verso la Ferrera e già lungo il sentiero si incontrano diversi scavi come questo che io ho schematizzato che indicano appunto che lo sviluppo in senso lineare di queste miniere e dei lavori dei minatori. Probabilmente appunto tutte le miniere sono impostate su piani che tagliavano in senso est-ovest la valle dell'Albano. Ci sono anche altri punti interessanti da visitare, per esempio il forno che è ancora tuttora presente e si trova lungo il corso dell'Albano, praticamente a valle della Ferrera, ma si trova su un sentiero che risulta piuttosto sconnesso anche a causa di alcune frane. Sono due principalmente, una che si trova subito ai piedi della Ferrera e uno che si trova su un sentiero un po' più basso, che si sposta verso Tegano. Si possono vedere dei grandi cumuli di materiale e questi sono appunto, come dicevo prima, o scarti dell'estrazione, per cui materiale incassante, oppure sono proprio scarti della lavorazione. Io ho trovato per esempio là parecchi pezzi di scorie, il che indica che molto probabilmente anche lì in zona della Ferrera doveva esserci un forno che stava in alto, anche se purtroppo non sono rimasti segni. A questo punto io lascerei a voi le domande, se ne avete.